abbiamo trovato un ottimo spot, una pietra, una bella pietra sulla sabbia, tentiamo il tuffo. Bella corvina, Michele. Bel pesce, Pasquale. Oh, lo sai, mi capita spesso di sentire discussioni sulla gestione respiratoria tra il pescatore in apnea e il pure apneista. Senza dubbio, il pescatore in apnea svolge un'attività sempre attiva col fucile alla mano. Esattamente, bravo Pasquale. Mentre il pure apneista svolge un'attività stando sul cavo, ma chiaramente scende molto più fondo. Entrambi svolgono l'attività trattenendo il respiro. Dai, questa bella corvina ci sta tutto. Ci sta. Proprio bella, Michele. Complimenti. Grazie. In questo video vi spiegherò la gestione respiratoria. Sono due le differenze sostanziali tra il pescatore in apnea e il pure apneista. Il pure apneista dedica anni ad ascoltare il proprio corpo e ci studia su, mentre il pescatore in apnea molto spesso, preso dalle sue prede, non ha il tempo di percepire. Ora vediamo i tre punti fondamentali per una buona apnea. Primo punto, riempire bene l'intera capacità polmonare. Secondo punto, sapersi ascoltare. Fondamentale e non per ultimo, il terzo punto, saper rispettare perfettamente i tempi in superficie, quindi il recupero. Il diaframma separa la cavità toracica da quella addominale. È un muscolo cupoliforme ed è il più importante muscolo respiratorio. Io lo chiamo la chiave per una corretta respirazione. Un esercizio semplice ed efficace, ma soprattutto importante perché viene anche effettuato nell'ultimo atto respiratorio, prima dell'immersione, è quello di svuotare completamente l'aria dei polmoni. Espiro. L'espirazione, nel momento in cui io svuoto completamente l'aria dei polmoni, creo all'interno un sottovuoto. La glottide si va a chiudere, nel momento in cui vado a riaprire, partirà in automatico la fascia diaframmatica. Chiaramente è molto importante. Cercate sempre di restare con i muscoli rilassati, altrimenti non sentiremo il diaframma che parte e semplicemente sarà una respirazione toracica. Quindi molto importante quello di sensibilizzare il proprio corpo sull'espirazione. Sarà molto importante saper utilizzare il diaframma, ma tanto quanto saper gestire anche la vera capacità totale polmonare. Non dimentichiamo che abbiamo anche la parte toracica. Chiaramente se noi riempiamo la fascia addominale, quindi come molti credono, in realtà nel momento in cui faccio un gesto perfetto respiratorio cercando di espandere al massimo il nostro diaframma, in realtà è controproducente perché stiamo abbassando la nostra pancia, quindi stiamo espandendo dei muscoli e quindi stiamo creando solamente delle tensioni che poi si ripercuoteranno anche sulla parte toracica.
Quindi abbiamo separato nettamente il diaframma dalla pancia. Quindi non espandete al massimo la pancia, nel momento in cui lo farete vi rimarrà poco spazio sulla parte toracica. Come respirare prima di un'immersione? Domanda che viene fatta veramente da milioni di persone. Prima di ogni cosa, fondamentale, mai entrare nella fascia dell'iperventilazione. È molto facile nel pescatore in apnea. Nel momento in cui si pesca per diverse ore, presi dalla preda, presi dalla giornata, presi da altre cose che si instaurano nella pesca in apnea, entriamo tranquillamente in quella fascia dell'iperventilazione, che è una fascia molto pericolosa perché si va ad abbassare della CO2 e quindi tranquillamente non ascoltiamo più i campanelli, i famosi campanelli d'allarme, e non ascoltiamo più il nostro corpo, quindi non valutiamo più quello che stiamo facendo, abbiamo poca percezione del nostro corpo, quindi sarà importante saper respirare molto bene. Nel momento in cui entriamo nell'iperventilazione, noi aumentiamo i battiti cardiaci. Aumentando i battiti cardiaci, chiaramente la nostra prestazione andrà a peggiorare. Quindi se io ho lavorato un intero anno per cercare di abbassare il mio ritmo cardiaco, con l'iperventilazione aumentano e quindi non ho fatto assolutamente nulla, anzi controproducente al massimo, e poi chiaramente ho un rischio molto brutto nel momento in cui andiamo a toccare questa fascia qua, perché causa samba o il blackout addirittura. È importante sapere che bastano pochi atti respiratori, ma fatti bene, per saturare il nostro corpo. L'ultimo atto respiratorio, quello più importante, sarà quello di svuotare l'aria dei polmoni, sentire il sottovuoto, aprire la glottide, sentire che l'aria entra nella fascia diaframmatica facendola salire nelle costole fluttuanti, poi nella parte mediana, successivamente toracica. Evitare di alzare le spalle. Quest'ultimo gesto vi indurrà ad una serie di tensioni che verranno trasportate chiaramente nel tubo. Ma quanto è importante sapere perfettamente se stiamo rispettando i nostri tempi di recupero. Oggi la tecnologia ci aiuta grazie ai profondimetri, quindi non possiamo trovare scuse. Il recupero varia non solo sul tempo di permanenza, ma soprattutto sulla profondità raggiunta. Di buona norma, nella fascia che varia dal pescatore a medio-basso fondale, si deve rispettare almeno il doppio del tempo di immersione, mentre per i profondisti minimo il triplo. Faccio il mio esempio: 2 minuti e 40 di immersione a 40 metri, il mio tempo di recupero sarà dai 10 ai 12 minuti. Spesso la assuefazione all'apnea, causata da molte ore di immersione, non ci fa sentire mai saturi durante la respirazione. Quindi vi invito ad una giusta idratazione e soprattutto con dei giorni di day off. Durante le mie immersioni di pesca in apnea ho sempre un buon 30% da parte che mi porto nella mia tasca. Non tiro mai l'apnea durante la caccia. Quindi ragazzi, vi invito ad avere più rispetto di voi stessi, cercando di percepire esattamente quello che si sta facendo. Ma soprattutto allenatevi.